È un decimo posto il nostro insieme a loro, che chiaramente è prezioso. Quindi entrambe le compagini cercheranno di mantenere quantomeno questa posizione in classifica. E anche da questo punto di vista è una partita che ha degli interessi che vanno ancora oltre quelli che sono quelli logici. Insomma. Il fatto di dire che comincia un altro campionato così può dare adito ad un bel titolo, però per noi rimane sempre comunque il solito campionato, perché non abbiamo mai avuto mire diverse e ambizioni diverse, se non quelle di cercare di ottenere sempre il massimo che si può da ogni singola partita. Quindi questo rimane comunque il nostro obiettivo e dobbiamo cercare di mantenerlo il più possibile da qui alla fine. Nell'arco di tutto questo periodo, questa chiaramente è una squadra che ha cambiato molti interpreti e soprattutto molti interpreti erano tra virgolette un po' un'incognita, no? Nel senso di vederli all'opera, di poterli valorizzare, poter capire quelle che sono le loro potenzialità. E direi che le risposte piano piano stanno venendo e stanno facendo un percorso che mi piace il fatto che soprattutto che qualche giocatore pensato da, magari dall'esterno come, come dire, un oggetto al di fuori di quelli che potevano essere gli interessi della squadra, invece adesso sia in pieno, con pieno merito e rivalutato. Insomma, questo, queste sono un po' le logiche, le dinamiche che capitano in funzione di quelli che sono un po' gli andamenti di una squadra in un campionato, però tutti quanti sanno qual è il compito loro, tutti quanti sanno qual è che cos'è che mi aspetto da loro. Quindi il ragionamento è sempre il solito, non vogliamo guardarci sempre alle spalle, ma vogliamo guardare avanti. Se vuoi guardare avanti vuol dire che hai l'ambizione di centrare obiettivi superiori a quanti non siano oggigiorno, e se vuoi centrare obiettivi migliori di quelli attuali vuol dire che devi mantenere sempre la concentrazione al top, al meglio, al massimo. Se molli un attimo chiaramente scivoli indietro e non mi piace fare la vita da gambero, ma mi piace fare la vita di chi invece ha ambizioni e vuole crescere, vuole migliorare.